Buongiorno. Buongiorno Gesù. Io faccio miracoli. Io faccio. Io come sono male. Carmine, buongiorno. Buongiorno fanciulli. Sono le 7 di mattina ancora, quindi siamo un po' tutti addormentati. Abbiamo rispettato. Maro. Mamma mia, Riccardo. Ecco. Vagliela a spiegare a chi non ha visto mai un cazzo nella vita. Abbiamo capito tutto nella vita. Anche là, a posto. Fanino? Bellissimo, cioè. Prosciutto e formaggio. Ragazzi, il tempo di prepararci è finito e ora andiamo qua a vedere un po' com'è l'acqua della mattina. Come potete vedere l'acqua è praticamente trasparente. Svegliarsi qui la mattina è bellissimo, non c'è nessuno. Siamo noi e la natura, il rumore dell'acqua e degli uccellini che cantano la mattina. Riccio di mare, femmina, si attacca alle pietre molto facilmente, molto giovane, e siccome comunque noi qua amanti della natura non ci interessa, la rimettiamo in acqua. Ciao. Stiamo lasciando il nostro luogo in cui abbiamo dormito, a Murder o qualcosa del genere, e ora ci stiamo dirigendo verso un lago, anche se la giornata non sembra essere molto soleggiata, ma comunque ci adatteremo alle situazioni come facciamo sempre. Lake. I don't know, non capisco come girare. Hello guys, what's up? We are just leaving this place. We slept here tonight and we are going to the lake. I don't remember the name actually, but it would be very beautiful. Follow us. We are just two friends. Sun is like a father, cause I give my love to you. So it is my pleasure just to tell you what I feel. Hey, I will never go back to that lousy world. Walking at the end, and I get to grow. Ragazzi, stiamo quasi arrivati a Krka. Fare 300 metri, svolta a sinistra. Stava a posteggiare sulla via Bene. Cambio di programma, siamo appena arrivati nella città di Krka e ora ci siamo fermati in un camping bellissimo e ora valuteremo se rimanere qua tutta la notte o no, perché comunque abbiamo ancora un sacco di posti da visitare, quindi dobbiamo vedere. Vi terrò aggiornati. Ragazzi, ci siamo trasformati in turisti. Tanto, dico, un po' di vita turistica. Comunque, siamo qua in questo bar, in questa cittadina. Stiamo prendendo un caffè per riprenderci e poi andiamo a fare un po' di visite. Nei bar qua fumano, dentro ai bar. Mamma mia. Esatto, qua dentro sono tipo ciminiere. Ragazzi, Kiko l'hai presa con la zipline. 3, 2, 1. Striscia in terra! Ci stiamo avvicinando al lago perché vogliamo prendere un pedalò. Ora vediamo se possiamo affittarne uno. O altrimenti faremo un giro solamente a piedi lungo la riva di questo lago che è immenso. Come potete vedere anche qui l'acqua è super limpida, è molto tranquillo, non c'è ancora nessuno perché comunque l'alta stagione ancora non è incominciata. Pausa vanno, è ora di andare a fare la spesa per il barbecue di stasera. Facciamo un altro giro in questi supermercati. Ma cosa c'è?
c'è nessuno. Allora ragazzi, abbiamo finito di fare shopping e siamo tornati qua al camping. Dato che abbiamo un po' di tempo, perché i ragazzi ora andranno a cucinare, io e Patrizia dovremo mettere a posto un pochino il van. Pucci pucci. Ho deciso di fare un piccolo van tour, anche se è un pochino disordinato, però spero che ci capiate. Siamo alla fine quattro ragazzi, tutti uno più disordinato dell'altro, free, e quindi ci esprimiamo dentro il van a modo nostro. Come potete vedere, il van fuori è molto semplice, non ci sono bambini come in Portogallo quest'anno. Qua si trova il signor Chicco con Carmine. Entriamo e la prima cosa che troviamo è il tavolo. Qua ci sono due poltrone, una per me e una per Patrizia, e le due seggiole si girano così da poter mangiare tutti insieme nel tavolo. Sopra il tavolo si trova questo stipetto che si chiude molto semplicemente così, come tutti gli stipetti che ci sono. Mentre qua ci sono due mensoline in cui noi teniamo le nostre cose. Qua sopra, come ben sapete, c'è sempre spazio per poter mettere il tavolino. Sopra si trova l'oblò. Poi, Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Questo è il nostro van. Allora, qua sotto abbiamo tutte le valigie che si possono poi nascondere con questo che si abbassa ad incastro. Qua abbiamo due semplici porta giubbotti, bagno molto piccolo ma allo stesso tempo molto efficace. Allora, qua abbiamo il lavandino, qua abbiamo lo storage di alcune cose, qua sotto abbiamo tutte le nostre cose. Mi fa piacere, una pentola grande. Qua abbiamo tutte le nostre cose. Lo specchietto. E qua c'è il water con ovviamente lo scarico. Qua ci sono i due letti. Questo è di Chicco e di Patrizia, mentre questo è mio e di Carmine. Di là c'è la vista. Per quanto riguarda invece la cucina, qua abbiamo un frigorifero molto difficile da aprire, in cui abbiamo tutte le nostre cose. Come vedete siamo molto sani. Qua sotto si trova l'armadio in cui noi abbiamo alcune cose utili. Qua abbiamo altri stipetti in cui teniamo tutte le stoviglie e le cose. Qua, aiuto, il mangiare. E qua sopra, di nuovo, mangiare. Qua ci sono tutti gli interruttori della luce per il bagno, per qua sopra. E per quanto riguarda invece la cucina, qua ci sono i due fornelli, mentre di qua c'è il lavandino con la pipetta che si alza. Per quanto riguarda invece la parte dietro, ragazzi, qua ci sono i due letti, mentre qua c'è uno storage in cui abbiamo messo tutte le nostre valigie, quattro sedie e il tavolino che è già fuori pronto per mangiare. Qua dentro si trova l'interruttore del gas, qua qualche pompa d'acqua. È finito. Non c'è vento, no. Ancora una volta i maschi fanno il loro dovere. Oggi pur me è proprio cosa di altro. Voi meglio che non lo diciamo. Panna e wurstel. Panna e wurstel per le ragazze, panna e prosciutto per i ragazzi. Semplice e piace a tutti. Cioè, la panna e prosciutto non si può sbagliare proprio assolutamente. Panna e wurstel semmai. Non perché già che l'ho detto prima già mi è venuto il prezzo. Tu lo ripeti, però vabbè. Fuori purtroppo c'è brutto tempo, quindi dobbiamo mangiare dentro, anche se il piano era quello di mangiare fuori. Attaccata luce. È pranzo finito, sperando che non piova, andiamo a vedere queste cascate. E se piove purtroppo dobbiamo tornare nel van, quindi vediamo cosa succederà. Già una goccia l'ho sentita. Da che parte andiamo? Hello guys, this is Peter Grease. We got a choice between three streets. We're gonna go down there or up there. Okay. Make your
choice. Sto programmando sì. Da, ala, va. Cambio di programma. Piove. Quindi abbiamo deciso di tornare in van e guidare fino a una delle due strade che dovevamo scegliere. Siamo lazy. Sì, penso che visiteremo tutte e due le strade, però con il camper, perché sennò ci bagniamo tutti, anche perché ora è iniziato a piovere un po' forte. Ragazzi, abbiamo cambiato strada perché quella in salita era disastrosa e siamo arrivati nell'altra in cui ci sono tutti gli yacht. Continuiamo il nostro tragitto per prenderci un bel tè. Infatti non bevo. Se no sai che non bevo tè. Ragazzi, questa è la vista che ha trovato Carmine per prendere il tè. E l'acqua non manca mai. L'ora del tè è finito. Io e Patrizia stiamo facendo aperitivo in camper perché fuori fa freddo e tra un po' andiamo a farci la doccia, mentre i ragazzi stanno preparando la carne per noi. Stasera barbecue. Hai messo già il getto? Che cena! Gnamma!